influenzato maggiormente? Da ragazzino ricordo che ero preso da Morandi e ripetevo all'infinito nature ferme nel suo stile. Poi da adolescente mi sono letteralmente innamorato, come su un binario un ragazzo si innamora di una coetanea, il suo primo vero amore, no? Il cuore, l'emozione, le guance rosse. E penso di aver trovato la stessa identica emozione davanti a un Picasso. E quindi lì sono entrato nella porta principale di un museo e entrato nel mondo dell'arte e non ne sono mai più uscito. Sono ancora lì intrappolato in questo labirinto. E qui ho incontrato altri artisti come Jack Polak, come Marc Chagall, lo stesso De Chirico, eccetera, ma diciamo che le influenze sono importanti relativamente, perché poi alla fine è un'ispirazione, ma quello che prevale, l'ingrediente principale, sei tu a metterci il tuo sapere, la tua esperienza. Loro ti possono soltanto dire: guarda, lì è la destra e lì è la sinistra, ma sei tu che scegli di andare a destra o a sinistra o di ritornare indietro e ripercorrere la strada.